Seconda parte dell'intervista a Danny Papa della Starlights, il direttore di produzione e anche ideatore di una serie di macchine e di effetti speciali. Ieri abbiamo visto da dove nasce l'idea, oggi andiamo a fare una veloce e rapida carrellata su quella che è la gamma di prodotti e macchinari che presenta Starlights ai suoi clienti, in particolare a ProLight & Sound. Ciao Danny, benvenuto. Ciao. E presentaci subito queste macchine. Beh, partiamo dalla categoria schema party, che è quella che viene presentata con la macchina di maggiore imponenza, che è il Demon, con una gettata che arriva fino a 40 metri di distanza, robotizzata con controllo panel tilt via DMX e controllata anche tramite wifi DMX. Abbiamo anche poi altre macchine con partenza da uno shooting distance, quindi una distanza di sparo da 6 metri di distanza fino ad arrivare a un 25 metri di distanza per le macchine circolatore in alluminio. Quando abbiamo la serie delle macchine per la neve, con la partenza sempre della serie Smart, con una distanza di sparo che arriva da 10 metri, passando poi per la Start 3-15-20 metri, poi 3.6-5.1 con una distanza di sparo di fino a 45 metri di distanza con una serie d'alluminio ad alta resistenza. Che differenza c'è tra Smart, Start e Tecnoform? Ti sento parlare di queste cose, spieghiamo meglio al nostro pubblico. Sì, la serie Smart e la Start sono le macchine chiamate di primo prezzo, anche se il primo prezzo è riduttivo indicarle così. Diciamo che sono semplicemente delle macchine professionali, ma a prestazioni ridotte per piccoli ambienti o per chi vuole iniziare a dare a offrire un servizio professionale di effetti speciali. Quindi è un pubblico che si avvicina per le prime volte, diciamo, al settore e vuole cominciare a tastare con delle macchine che non li impegnino troppo dal punto di vista degli investimenti. Sì, principalmente la serie Start è la serie che viene venduta abitualmente quasi tutti i giorni. Ok, Start, Smart invece? E poi abbiamo le serie 3.6 e 5.1 che si differenziano dalle altre serie in quanto sono delle macchine combinate. Acquistando in realtà una macchina della serie 3.6 e 5.1 è come acquistare una macchina in mezzo, in quanto successivamente è possibile acquistare soltanto una testa e sostituirle trasformandole in una macchina, in macchine sparavariando, di sparaneve o sparaschiuma. Molto intelligente questa cosa, quindi performante, e in questo modo il cliente dispone della possibilità di poter utilizzarla più volte in diversi impieghi sostanzialmente, no? Sì, avendo ovviamente un risparmio economico molto elevato. Quindi abbiamo visto macchine da schiuma, macchine dei coriandoli, giusto? Sì, sparacoriandoli, però limitandoci alla serie, diciamo, ventola, chiamiamola così. Quegli elettrici sarebbero? Sì, gli elettrici in realtà noi definiamo, professionalmente parlando, delle macchine a impulso, quindi vengono utilizzati dei lanciatori usa e getta, la serie è definita così, la serie Rainbow. Sono macchine a turbina, quelle che abbiamo definito fino ad ora, perché generano il flusso dei coriandoli da un motore elettrico, una ventola elettrica posta sul retro. Abbiamo ampliato, per quanto riguarda la serie degli sparacoriandoli, la versione ad aria compressa, inserendo questa nuova tipologia di prodotto con prestazioni molto elevate ed maneggevolezza dal punto di vista tecnico-pratico di utilizzo, in quanto con un semplice compressore riusciamo ad avere distanze fino a 45 metri di distanza e controlli molto alla mano. Anche collegando una semplice batteria riusciamo a far sparare il nostro lanciatore ed avere delle prestazioni eccezionali. Ok, quindi la gamma dei coriandoli si è completata con questa parte ad aria compressa, che leggo appunto un nome compresso, l'uno per tutti. Mi sembra una macchina enorme, come mai così grande? È data dal fatto che è il macchinario per eccellenza a livello quasi mondiale, possiamo definirlo, dai, per lo sparo di coriandoli a grandi distanze. Quindi per grandi ambienti, stadio, sì, festival, queste cose qua. Ok, bene. Però visto che poi la gamma è completa anche di altri due modelli un pochino più piccoli, sì, giusto? Sì, c'è il medium e il minimum e il mini che raggiungono distanze tra i 25 e i 15 metri. E che ho visto che lanciano anche delle filanti. Sì, sono delle macchine molto particolari in quanto possono essere combinate per lo sparo di coriandoli, stelle filanti, ma anche t-shirts. Benissimo. Allora, complimenti per il design anche di questa nuova linea. E quindi, altra categoria di prodotti che presenti in fiera? Abbiamo realizzato quest'anno, sempre come novità a livello mondiale, delle macchine sparamagnette automatiche, tra cui una la vediamo alle nostre spalle, è una macchina chiamata Monster Revolver. E il nome dice già tutto. Sì, in quanto è stato in realtà il fiore all'occhiello di quest'anno del ProLight & Sound. C'è stata una fila assurda
volta solo per venire a farsi le foto con vicino. Speriamo non solo per quello, no? No, 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 in realtà è stata anche già venduta la prima macchina in Germania, come abbiamo visto ieri, quindi... Sì, dai festeggiamenti dell'ultimo video di ieri, vero? Sì, perfetto, sì. Ha la capacità di sparare fino a 32 o 64 magliette entro 10 secondi al massimo. Quindi spara ripetizioni? Sì, è in realtà una Gatling Gun, una mitragliatrice. Benissimo. Che tipo di funzionalità ha? Vedo che gira, ma... Sì, che... in realtà è quasi totalmente automatica. Ha una funzione di aspirazione realizzata da un componente molto particolare all'interno che viene attivato tramite CO2 l'azionamento è totalmente elettronico. Quindi posizionandola in un campo sportivo, un campo da football, sì, bisogna portare cavi elettrici? Assolutamente non c'è bisogno di nulla se non le due bombole che sono a bordo della macchina, quindi non c'è bisogno neanche di trasportare nient'altro. A parte, la macchina funziona a batteria, basta semplicemente inserire le magliette, azionare il pulsante e la macchina lancia fino a 30 metri di distanza. Confermo di aver visto una piccola clip di questo Revolver Matic, veramente efficace ma soprattutto divertente. Ho visto chi la pilotava lì che si divertiva con questi joystick, con queste manovre, veramente fantastica, e sicuramente sarà un grande boom per il mercato appunto dei gadget, della promozionalità. Anche questa è una novità di Starlights 2018. Abbiamo anche un amico. Come with us. Ok, salutiamo l'intruso, va bene, come with us. Salutiamo Otto, che si occupa del mercato del... che cos'è? Belgio, no? Giusto? Sì, Belgio. Bello. Anche lui è una bella ditta con la quale collaboriamo, complimenti. Only English. Starlight numero uno. Ale, grazie! Questo è un grande... è un grande riconoscimento, grazie Otto. Ha una ditta fantastica, grossissima, dobbiamo andarla a trovare prima o poi. E niente, stasera sarà a cena con noi, mi diceva, giusto, no? Sì, assolutamente. Divertentissimo, bravo, bravo. Allora, con lui abbiamo fatto dei bei business e sicuramente ne apriremo degli altri. Torniamo a noi per quanto riguarda il discorso della, diciamo, di questa macchina, sparamagliette, sì. Come vogliamo concludere? Abbiamo qualche altra categoria oppure terminiamo qua? Beh, diciamo che le macchine ne abbiamo ancora tantissime, sarebbe inutile continuare a parlare perché perderemo l'intera serata tra macchine del fumo basso ad acqua, di nuova generazione. Macchina del fumo basso ad acqua, l'ho vista in funzione, ma sì, veramente funziona ad acqua? Ecologica, sì, sì. Allora? Sì, sì, in realtà funziona con dei sistemi ad ultrasuoni presenti all'interno del macchinario stesso, con della semplice acqua distillata e del liquido del fumo basso riusciamo a coprire un'area fino a 300 metri quadrati. Quante macchine del fumo basso produce Starlights? In realtà ne produce soltanto due, perché non c'è necessità di avere una gamma amplissima di tipologie di macchinari, basta avere quelle che funzionano. Abbiamo una macchina che funziona a CO2, riesce a coprire 500 metri quadrati in meno di 2 minuti, e una macchina per il fumo ad acqua che riesce a coprire 200 metri quadrati in 2 minuti. Ultima cosa, ho visto scintille da tutte le parti, Starlights ha anche una macchina di scintille oppure se ne è privata? Certamente abbiamo 4 modelli, dal più economico al più costoso, ma abbiamo anche un modello che non fa solo le scintille ma fa anche le fiamme. Ecco, quindi c'è sempre una particolarità. Benissimo, allora con questo chiudiamo. Come avete visto c'è sempre nel live qualche intromissione. Ieri abbiamo avuto Denise, oggi abbiamo avuto il nostro fantastico Otto qui con noi. Qualcosa da aggiungere agli amici? Semplicemente ragazzi, divertitevi e scegliete il prodotto giusto per un lavoro giusto. Danny, prima di salutarci vorrei che definissi Starlights in 3 punti: stile, potenza e performance. Ragazzi, www.starlights.it, ci vediamo presto, ciao! Starlights, we make emotion!